Io direi che per certi aspetti la partita di ieri è stata molto analoga a quella precedente, ovvero quella contro la Gian Erminio. Ripeto, sotto certi aspetti, non del tutto. Perché? Perché, diciamo, per quanto riguarda il discorso di analogia, no? Io direi che la prestazione di Livorno, tralasciando poi, diciamo, il modo in cui magari in questa volta ha vinto, il modo in cui è rientrata questa serie, praticamente è stata uguale a livello di concentrazione più o meno, ovvero ha iniziato con l'approccio non giusto, non dico male, perché sennò male sembra troppo, sembra troppo cattivo, no? Tra virgolette, quindi dico non giusto, la partita, per poi, e per quanto riguarda questa partita qua, nel secondo tempo, per poi invece rifarsi successivamente, come ha fatto con la Gian Erminio. Le cose che invece secondo me non sono state uguali è che abbiamo trovato, cioè anzi, di fronte avevamo un avversario direi qualitativamente diverso, chiaramente con tutto il rispetto per il proprio Piacenza, ovvero mi riferisco soprattutto, o anzi direi esclusivamente in questo caso, dal punto di vista realizzativo, finalizzativo, ecco. Ovvero, diciamo, per chi non avesse visto la partita, la propria Piacenza all'inizio, diciamo, nel primo tempo, nei primi minuti, ha rischiato, io direi, 2-3 volte, con occasioni più o meno pericolose, di andare in vantaggio. Diciamo che si sono mangiati dei gol, soprattutto uno, la prima occasione, clamorosi. Probabilmente, altrimenti, non direi queste cose, ecco. Chiaramente il risultato sarebbe stato diverso, poi se andava a vincere o no Livorno non ve lo so dire, però sicuramente non finiva la partita con 0 gol subiti, ecco. E appunto, secondo me le analogie sono state queste, ovvero che Livorno, come ho detto prima, ha diciamo, l'approccio alla partita, no? E come poi l'ha sviluppata, secondo me è stato molto simile alla partita precedente, però poi le cose che sono cambiate, diciamo appunto, è come ha reagito, come diciamo si è un po' svegliato il Livorno, anzi si è un po' svegliato, si è decisamente svegliato quando e l'avversario a livello qualitativo, perlomeno finalizzativo, che avevamo diciamo contro, ecco. Quindi cosa c'è da dire su questa cosa? C'è da dire che come dico sempre, alla fine ve le conta il risultato, e lo ripeto, lo dico sempre e faccio sempre il solito esempio, ovvero preferisco giocare male e vincere piuttosto che giocare bene e poi magari per una distrazione, per motivi X, e poi non portarmi a casa 3 punti. Quindi tutto sommato, se si riesce veramente poi a ribaltare non tanto il risultato, ma la prestazione in sé per sé, ovvero a passare da una prestazione non bella a una comunque, dico bella, ma efficiente, alla mi può andare bene Livorno di sì. Però dal punto di vista, diciamo, calcistico ci sarebbe da migliorare. Perché ieri, già l'altra volta, ma ieri soprattutto, abbiamo rischiato tanto, ripeto, se loro avessero concretizzato quanto creato, soprattutto direi quasi esclusivamente nel primo tempo, perché nel suo tempo, rispetto soprattutto al primo, si sono affacciati veramente poche volte, se non quasi niente. Io sto dando un preammemoria e non mi viene in mente niente di clamorosamente pericoloso nel secondo tempo, di occasioni rispetto al primo. Probabilmente, cioè probabilmente, diciamo che no, non so poi come sarebbero andate le cose, di conseguenza, come ho detto prima, c'è andata abbastanza bene. Quindi direi che alla fine sono contento. Vabbè, a parte per il risultato, per la reazione che ha avuto Livorno, no? In questo caso la reazione, se non è avvenuta, credo, negli spogliatoi durante la pausa, perché come ho detto prima, per quanto riguarda questa partita qua, il cambiamento, diciamo, a livello di approccio, a livello mentale soprattutto, è avvenuto nel secondo tempo. Quindi per questo sì, sono contento. Per l'altro sono titubante, perché usando un detto appunto, sulle due parole, da un signore, insomma, una persona dietro di me, da un tifoso, non è sempre domenica. Cioè, non è detto che ci vada sempre bene, non è detto che tutte le volte magari riusciamo a vincere, ecco, soprattutto in questo modo, almeno così ho inteso io la frase, ecco, festa, via.
Quindi direi che voto la prestazione, se dovessi dare un voto così, tanto per farvi un po' capire, perché magari non sono stato molto chiaro, io direi sicuramente un 9 al secondo tempo e un 6 strasciato al primo, perché oltre a questo Livorno poi non è che abbia avuto un grande gioco o altre osse, soprattutto nel primo tempo. Quindi un 6 proprio strasciato. Una via di mezzo cos'è? Di un 7 e mezzo, se bisogna dare proprio un totale, un resoconto generale fra il primo e il secondo tempo. Quindi io dico che la nota negativa è questa qua, che per la seconda volta consecutiva, dal mio punto di vista, il primo tempo siamo stati, ci metto anche l'altra partita, abbastanza molli e abbastanza superficiali. E stavolta, a differenza della partita precedente, che se non erro c'erano stati dei dubbi di formazione, questa volta secondo me c'era meno turnover rispetto alla partita precedente, quindi più, diciamo, titolari, non completamente, però più titolari rispetto all'altra volta. E quindi, boh, è strana la cosa, perché di solito da inizio anno a ora, tracciando queste due partite, si è sempre visto un discorso opposto, inverso. Di solito Livorno parte abbastanza bene il primo tempo, no? Magari sì, vabbè, magari un po' qualche errorino, diciamo, nei primi minuti, però poi comunque fa un primo tempo decente in cui è riuscito svariate volte addirittura ad andare in vantaggio, e poi magari si è visto Livorno calare nel secondo tempo. O è un cambiamento, diciamo, dal punto di vista fisico, dal punto di vista, diciamo, di chiamo resistenza, no? A livello di fiato, come si dice, voluto da Sottil, ovvero magari ha detto, cioè la strategia è partiamo piano e poi riprendiamoci nel secondo tempo, ma mi sembra una cosa un po' stupida e rischiosa soprattutto, o se no, se c'è da lavorarci. Ripeto, io non voglio fare il classico, come ho sempre detto, quello che va a trovare il pelo nell'uovo, ovvero, cioè, alla fine si è vinto 3-0 e va strabene, nel senso, 3-0, 3 gol fatti in un tempo solo, quindi va ancora meglio. Solamente dico che rischiamo troppo a entrare in campo così. Dovremmo, se non lo so, se proprio dobbiamo dosare un po' l'energia, dovremmo entrare magari con più concentrazione, cercando di, appunto, giocare semplice, se proprio vogliamo fare così, non rischiando in questo modo, facendo errori stupidi, perché a volte sono errori stupidi, e appunto, come ho detto ora, rischiando di addirittura li prendere non uno, ma ben più gol, ecco. Che poi, chi sia in casa, chi sia fuori asa, non è semplice poi eventualmente rimediare a quanto sbagliato, in questo caso nell'eventualità riaggrappare il risultato, addirittura di ribaltarlo, ecco. Quindi diciamo che veramente queste due partite, il primo tempo per di nero e il secondo tempo bianco, proprio la differenza totale, si è visto. Insomma, è questo, bene o male, forse sono andato come sempre troppo per lunghi, è più o meno, o anzi quasi esclusivamente, il mio commento. Non mi sto a perdere poi prima e secondo tempo, perché ve l'ho detto, cioè è stata una cosa clamorosa, una differenza clamorosa, i gol, vabbè, marcatori. Bene o male, credo che le sapete tutti. Quindi niente. Guarda, l'unica cosa non nota in più, diciamo, che posso aggiungere, è che Murillo ha rifatto gol per l'ennesima volta. Quindi buono, perché ogni partita questo fa gol, e fa sempre comodo averci uno così, ecco. Quindi buono così. Comunque, parente, se non sapete i marcatori, è Murillo Dumba avvantaggiato. Mi è venuto il dubbio che magari qualcuno non abbia visto niente proprio della partita. Quindi, boh, non c'è da dire altro, perché per il resto comunque per quel solo tempo, quando li vogliono magari a cominciare a giocare, cioè, è migliorato anche tanto il gioco, quindi c'è anche un gioco, non solamente a livello di finalizzazione, ecco, di concentrazione, ma proprio cambiamento anche a livello di, appunto, di palleggio. Diciamo che mi trovo, tra virgolette, un po' in difficoltà a dirvi quello che penso, perché alcune cose non le vanno viste, perché sentite.
Però posso garantirvi che c'è stata una differenza sostanziale fra primo e secondo tempo. E il commento, come ho detto prima, si racchiude solamente qua, perché poi non c'è da dire altro, perché cose clamorose non ne sono successe, a parte, vabbè, il discorso di risultato, che come ho detto prima, nel giro di un tempo da non fa niente, siamo riusciti a fare ben 3 gol, e volendo si è sfiorato anche il quarto, tutto sommato. Quindi, boh, basta così, direi, per quanto è questo commento qua. E quindi arrivo alle conclusioni. Per concludervi, come da titolo, diciamo, ci rivediamo a Siena. Lascio sta tutto perché guardate la classifica eventualmente, per chi non sapesse il perché di questo titolo e di questa affermazione. Basta, non dico altro. Vi lascio tra virgolette con la suspense. Veramente, lo dico toccandomi, se riuscissimo a fare il risultato a Siena. È sempre lungo il campionato e quindi non può fa, non puoi, cioè non posso e non possiamo dire determinate cose. Però la situazione comincerebbe veramente a farsi molto molto interessante. Insomma, detto questo, niente. Mi scuso se ho detto tante svariate cose ripetutamente, però come ho detto prima, il commento secondo me è questa cosa. Non ci sia, non credo che non ci sia da dire altro, anche perché come ho detto prima, sotto certi punti di vista è stata una partita molto analoga, ma non tutta uguale, chiaramente, all'altra. Quindi se avete visto l'altra sapete che la partita è stata più verosimile. Solamente si sono cambiati i gol e è cambiato un po' l'approccio, ovvero magari più offensivo nel secondo tempo, e cambiava un po' la qualità degli avversari. Fine. Via, ci vediamo, ci sentiamo, insomma, nel prossimo commento, sperando che sia quello di Siena. Dico così perché, come ho detto sempre, io faccio commenti le partite che riesco a guardare. A regola dovrei anche andare a Siena. Dovrei. Però, causa lavoro in questo caso, chi lo sa. Boh. Vabbè, ci risentiamo in un prossimo commento. Ciao!